qualche esperienza in questa meravigliosa amaca, cercando di muovere il nostro corpo, prima di tutto fare in modo che il corpo si muova come se fosse un'onda, ok? Quindi fallo anche te, prova da sola a fare questa esperienza, così prendi le mani, fai anche te, muovi di come se fosse un serpente dentro l'amaca, e quella caratteristica dell'amaca è proprio questa, che possiamo essere un po' serpentiformi. Okay. Proviamo a rinascere, ok? Muoviti da sola, muovendo il primo chakra, e non è nient'altro che il bacino. Anche tu prova a muovere, ecco. Cercando ogni movimento, dovete essere consapevoli di quello che fate. Questo movimento che state facendo, un attimo, che muove il vostro corpo, lo si può fare benissimo in amaca. Perché si può fare bene in amaca? Perché avete mai fatto da seduti una cosa del genere? Non si può fare bene. Si può fare al massimo in acqua. Ma in acqua vi dovete sfogliare, vero? E d'inverno, potete, se avete raffreddore, non lo potete fare in bagno. Invece in amaca, sì, lo potete fare se siete raffreddati, avete fatto un'operazione, qualunque cosa. Benissimo, ottimo.